nostro figlio. Negli anni 70, il sensitivo israeliano Uri Geller divenne famoso in tutto il mondo per la sua capacità, o presunta capacità, di piegare i metalli con la sola forza della mente. Per dimostrare i suoi poteri, piegava cucchiai, chiavi, ma riusciva anche a far ripartire orologi guasti. In Italia, però, Alexander fece qualche cosa di più. Fu il primo mago al mondo che riuscì a spostare le lancette di un orologio, allora scelta da uno spettatore. Un vero esperimento ai confini della realtà, che ripeterà per te questa sera in esclusiva su Masters of Magic. Il tempo. Che argomento affascinante, no? Il tempo che passa, il tempo trascorso, i ricordi, il tempo futuro, quindi le aspirazioni, il tempo che va. È un argomento, un discorso che appassiona un po' tutti. E il simbolo del tempo che passa, è l'orologio. Noi misuriamo il tempo con l'orologio. Lei ha un orologio abbastanza grande, me lo presta per cortesia. Ecco, questo è l'orologio del... Come si chiama, mi scusi? Emanuele. Come? Signor Emanuele. Emanuele. L'orologio di Emanuele dovrebbe segna in questo momento le 18 e 17 minuti, vedete? Guarda Emanuele, per ricordarci il passare del tempo. Il suo segna 18 minuti, le 18 e 17. E 17 minuti. E il mio orologio, come lei vede, segna più o meno lo stesso tempo, vede? Sì. Io vorrei che lei mettesse la mano così, io prenderò l'orologio e lo appoggerò sulla sua mano in questo modo. Lei metta l'altra mano sopra e lo tenga tra le mani. Ora Emanuele, sono le 18 e 18 più o meno. Immagini un avvenimento del suo passato gradevole. Immagini di tornare indietro. E immagini che mentre lei torna indietro si sta trascinando dietro anche il tempo. E si sta trascinando dietro anche le lancette che simboleggiano il tempo. Emanuele, sono le 18 e 18, 18 e 19 sul mio orologio. Guardi il suo. E lo faccia vedere in camera. Che ora fa? Sono le 5 e 20. Le 5? Le 5 e 20. Le 5 e 20 minuti. Il suo orologio è tornato indietro di un'ora esattamente rispetto al mio. Guardi com'è potente il pensiero. Guardi come immaginando il tempo che torna indietro effettivamente qualcosa succede. Vorrei farmi prestare un altro orologio. Mi presta il suo? Usiamo anche il mio, così ne abbiamo due orologi a questo punto. E vorrei tentare un altro tipo di esperimento che sempre che riguarda il tempo. Io vorrei che lei estraesse l'affarino, la corona dell'orologio e cambiasse il tempo, lo cambi, giri, in modo che il tempo sull'orologio del Signore e sull'orologio mio sta chiaramente cambiando. Ecco, in ore sempre diverse, andando avanti, andando indietro, andando in tutte le varie possibilità. Ora vorrei che lei partisse da un'ora qualunque del suo orologio. Una rotonda? L'ora che vuole lei. E voltasse l'orologio così, in giù, e cominciassimo a fare questo esperimento. Comincio io? Io girerò la coroncina e le lancette stanno chiaramente girando. Quando lei mi dice stop, io mi fermo e la spingerò dentro. Controlli che io faccia veramente tutto ciò che è stato. Mi dica lei quando devo fermare. Stop. Qui, un po' più avanti, un po' più indietro. Un po' più avanti. Un po' più avanti, sì, così. Basta. Guardi, osservi. Io spingo e a questo punto l'ora segnata qui non può più essere cambiata. Certo. La stessa cosa per quanto riguarda il suo orologio. Ora, perché non si pensi a trucchi, Gesù? Lei prende il mio orologio, io prendo il suo orologio. Qui ci sono due grandi orologi disegnati, come lei vede, sì, a cui manca l'orario. Le consegno questa lavagna, le consegno un pennarello, io userò l'altro. Adesso lei dovrà guardare l'ora che ha fermato sull'orologio e disegnare con la lancetta piccola quella delle ore e la lancetta lunga quella dei minuti, quindi aggiungendo le lancette. Lo guardi e poi lo riappoggia di nuovo lì, esattamente se fossero per esempio le 5.22, non è le 5.20, 5.22. Io guardi l'ora
La stessa cosa faccio io e lo ricordo. Lo disegni pure. In questo modo quest'ora piccolina degli orologi la vedranno anche i signori. Io la giro qua, questa è l'ora dell'orologio, quella dell'orologio dello spettatore. Attenzione, Jung parlava di sincronicità. Sincronicità vuol dire che due avvenimenti accadono nello stesso istante in due luoghi diversi. Ed è sorprendente per la nostra mente pensare che possono accadere due cose concomitanti uguali in posti diversi tra gente che non si conosce. Volti la sua lavagna. Che ora disegnate? 3:26. 3:26, vedi, siamo molto vicini, perché io ho disegnato anche un'ora nel mio orologio e siamo sulle 3:21, e quindi questo è un esempio, direi abbastanza sconcertante, non è che si fissi il minuto esatto, il tempo che conta, di sincronicità. Complimenti. Siamo sincronici.